Quale messaggio sarebbe utile per spingere i giovani a non eccedere nell'assunzione di alcol? Ma prima di tutto avere stima di se stessi, cioè stimare appunto la propria capacità di saper interpretare un comportamento. Bere o consumare bevande alcoliche è uno di quei comportamenti rispetto ai quali una persona non si rende conto di perdere il controllo di se stessi. Questa è una cosa importante. Il messaggio secondo è: pensate davvero che l'alcol possa rendere famosi e di successo, vi possa conferire quel successo sociale e sessuale che ad esempio le pubblicità promettono? No, nella maniera più assoluta. Non ci si mette neanche mezzo secondo, perché non è possibile, anzi, addirittura quelli che pensano che magari l'alcol possa aiutare a risolvere dei problemi, quindi quelli che canalizzano nel bere la risoluzione dei problemi, io sono fermo e determinato e anche amichevole nel voler dire loro: i problemi nel bicchiere non affogano, perché i problemi sanno nuotare, la mattina dopo vi trovate con altri problemi. Quindi canalizzare nell'alcol, nello stonamento, come dicono loro, in questa sorta di anestesia a cui può portare l'alcol, perché nella disinibizione, nell'abbassamento delle percezioni, non solo del rischio, ma anche di tutti i problemi che ruotano intorno alla persona, si può magari guardare come un porto sicuro, invece no, è il porto più infido che possa esistere. Quindi mai canalizzare nella bere i problemi che possono essere di natura affettiva, sentimentale, lavorativa, scolastica, familiare, tutto quello che volete. Parlare perché c'è sempre un adulto competente che può essere in grado di identificare qual è il problema, se il problema esiste, ma soprattutto non imitare, non fare quello che fa il branco. Ognuno deve avere la propria individualità, il vero leader si riconosce dalla capacità di gestione delle situazioni e delle problematiche. Quindi se si vuole essere leader di se stessi ma anche degli altri, bisogna essere sempre al 100% della propria performance, al 100% delle proprie capacità. L'alcol assolutamente va a confliggere con questa esigenza e abbassa qualsiasi tipo di prestazione che possa invece giovare ad una maggiore performance personale, sia sociale ma secondo qualcuno anche sessuale.